Io non sono d'accordo con questo di ogni settimana cambia tutto. In Spagna noi diciamo l'uomo è l'unico animale che sciampa due volte sulla stessa pietra. E qui succede tante volte che qualcuno dice questa squadra è fantastica, due settimane dopo dice no, questa squadra non serve nulla. Koulibaly, Albiol sono due difensori centrali di massimo livello? No, sono di livello scarso. David López arriva e non è nessuno. Oh, David López è il giocatore più importante al centrocampo. Ogni volta che si parla, due o tre settimane dopo, devono cambiare il discorso. Adesso che si dice, oh, questa squadra ha perso contro il Milan, che il Milan è una squadra che non ha vinto quasi mai, ha perso contro il Milan. Sì, ma che succederà se vinciamo due partite? Che qualcuno deve cambiare il discorso. Per questo io dico, devo essere tranquillo, devo avere equilibrio. Se qualcuno capisce il discorso, il messaggio, va bene. Se no, io devo continuare per la mia strada. La mia strada mi ha permesso arrivare qua facendo qualcosa nel traguardo e provo a fare lo stesso. Tranquillità, analizzo che cosa succede, provo a trovare una soluzione, parlo con la mia gente, sì, lo facciamo, perfetto. Se non lo facciamo, alla fine si fa il conto e alla fine vediamo dove siamo. Ma credo che siamo a due punti dal terzo posto e abbiamo perso, senza meritarlo, almeno 10 punti. Sappiamo che dobbiamo migliorare, ma lavoriamo per farlo e basta. Calcio, soprattutto qui, ogni settimana cambia tutto. Abbiamo una partita contro il Parma che non è facile, perché è vero che il Parma è una squadra che sa giocare, che l'anno scorso abbiamo visto che sa giocare, che sono ultimi in classifica, ma qualcuno che non capisce il calcio può dire sì, sono ultimi, ma guarda le partite e si vede che è una squadra che sa giocare. Se vinciamo questa partita, che può darsi con pressione, senza pressione, può darsi, e dopo vinciamo contro la Juve, che dirà? Questi che dicono no, è un disastro, viva, che diranno? Devono cambiare un'altra volta il discorso. Come ha successo prima, io dico, non facciamo lo stesso errore. Tranquillità, spalla a spalla, tutti insieme, aiutare la squadra e alla fine si fa il conto. Io sono convinto che questa squadra ancora deve migliorare tantissimo. Perché? Perché vedo come lavorano. La domanda sul gruppo. Il gruppo è un gruppo molto unito che lavora bene, lavora benissimo. Dal punto di vista fisico, tecnico, tattico. Che dobbiamo migliorare qualcosa? Certo, se no, no parliamo di, siamo adesso fuori dei tre primi, no? Ma la squadra lavora bene, la squadra sa che la stagione ancora, il campionato è molto, molto lungo e lavoriamo e sicuro che arriviamo, come abbiamo fatto l'anno scorso, alla fine con una squadra che gioca bene, che gioca un buon calcio. Se qualcuno lo vuole capire, bene, se no io ripeto è lo stesso discorso. Questa squadra, questa rossa, è più forte, è più giovane, ha più valore. A livello internazionale, adesso che parliamo del calendario, a livello internazionale è più conosciuta. Il nome del Napoli adesso si sente in tutto il mondo. Raúl Blanco, un calciatore che sicuramente voi sapete chi è, ha giocato nel Real, ha giocato in Qatar, in Germania, adesso negli Stati Uniti. Lui, quando le chiedono che si guarda la Serie A, lui dice sì, io guardo il Napoli. Perché? Perché sono i compagni, io che l'ho allenato. Questa. Il Napoli ha un livello internazionale oggi che non aveva prima. E ha giocato un calcio di massimo livello che non si giocava prima. Non dico prima, tre anni fa, quattro, no, dico negli ultimi 20 anni. Ha giocato un calcio bellissimo, tutto il mondo l'ha detto. Oggi ha un livello internazionale che si vede chiaramente e le manca qualche risultato. Certo, adesso manca qualche risultato. Vediamo che succede alla fine. Tranquillità. Noi siamo d'accordo al 100%. Sappiamo che cosa vogliamo. Vogliamo vincere partite, giocare bene e arrivare al traguardo. E dobbiamo gestire le situazioni come quando succedono. In questo caso, ieri abbiamo parlato abbastanza, ieri o prima ieri, e abbiamo deciso io come allenatore anche allenarsi e mangiare tutti insieme, analizzare che cosa è successo e dopo andare a casa. Abbiamo deciso tutti insieme perché secondo noi sembrava che era più positivo essere là tutti insieme e parlarsi, soprattutto no, perché essere a due punti del terzo posto sembra che non può darsi nel calcio, può darsi,
soprattutto perché sappiamo che abbiamo perso l'opportunità in tante partite, per un rigore sbagliato, per un errore nella fase difensiva, per un gol che non abbiamo fatto, abbiamo perso l'opportunità di essere più avanti, abbiamo perso l'opportunità di essere vicino alla Roma o vicino alla Juve. Sappiamo che questa squadra può farlo, tutte e due, cerchiamo di trovare una soluzione, una possibilità è allenarsi come abbiamo fatto, lo abbiamo fatto anche dopo la partita del Palermo, allenarsi, mangiare insieme e dopo i giocatori devono concentrarsi, devono sfruttare un po' della famiglia e ritornare con la testa giusta. Abbiamo fatto la cena di Natale ieri, è tutto a posto, non è nessun problema. Il problema sarà se non vinciamo contro il Parma, che dire, oh Cris, sappiamo che è così, ma io ancora dico che non è la strada giusta. A Napoli qualcuno ha l'idea dell'autodistruzione. Dobbiamo distruggere tutto e dopo, ma siamo così, non siamo così. Non voglio fare l'errore di parlare della Supercoppa senza parlare del Parma. Credo che dobbiamo concentrarci in questa partita e dopo sappiamo che quando si gioca una finale contro la Juve è più facile trovare la motivazione. Per questo la finale sarà una finale, il Parma sarà come una finale o deve essere come una finale per noi. L'anno 2015 per me sono convinto che la squadra farà quello che ha fatto l'anno scorso e quello che ha fatto tante partite quest'anno, giocare bene, creare in attacco e fare più reti e migliorare la fase difensiva. E questo è tutto semplice, atteggiamento, intensità e se voi volete chiamarlo cattiveria, abbiamo bisogno di tutto questo per arrivare al livello calcistico che ha mostrato questa squadra, perché non è una questione di dobbiamo correre di più, dobbiamo sì, questo lo sappiamo, ma questa squadra ha incantato i tifosi in tutto il mondo perché giocava bene, perché era una squadra propositiva, che giocava un calcio offensivo e questo è quello che io voglio vedere un'altra volta con più equilibrio nella fase difensiva. Hai ragione, noi abbiamo analizzato un po', abbiamo identificato cose che possiamo migliorare, ma qualcuna ha bisogno di tempo, qualcuna non è così semplice e qualcuna l'abbiamo fatto. Io ho detto questa squadra che tira in porta più che l'anno scorso, che permette all'avversario di arrivare meno volte alla nostra porta, ha migliorato qualcosa. Mi permetto di interrompere perché così non faccio la seconda domanda. Lei mi parece sempre questo concetto, cioè che arrivano meno rispetto all'anno scorso, non ho i suoi dati, sono sicuramente più. Però la sensazione è che arrivino con maggiore facilità, cioè arrivano meno, no. Ma quando arrivano, arrivano di volata, arrivano lanciati, cioè come se... No, è stato, no, veramente, è stato qualche partita, ma normalmente non è stato così. Io credo la squadra l'anno scorso, che giocava tante partite al massimo livello, ha avuto problemi con il Parma o con Sassuolo, qualche partita che ripartivano troppo facile, per dirlo. Adesso ha successo con il Palermo, ha successo con l'Empoli, che se analizziamo le tre ripartenze solo una, e con il Cagliari. E basta, l'altra partita la squadra ha controllato e ha meritato di più, perché se noi facciamo gol contro l'Atalanta nell'ultimo minuto, se un minuto alla fine la squadra vince contro l'Inter, solo con queste due partite, e anche e Chievo, perfetto, ma con l'intensità, non è un rigore, che era il rigore o la partita dell'Inter abbiamo lasciato il cross e un giocatore che arrivava libero. Piccole cose, parlo del Chievo, o parlo del rigore che nessuno ha parlato del rigore contro il Palermo, espulsione, o parlo dei due rigori della Sampdoria. E non voglio parlare di tutti questi episodi perché non è il mio stile. Voglio dire che con queste cose la squadra poteva essere meglio e sapendo che anche facciamo degli errori. Dobbiamo lavorare su questo, ma cambiare la caratteristica di Callejón e cambiare le caratteristiche di Higuaín o cambiare le caratteristiche di Mertens non è così facile e non so se è positivo, perché la nostra forza è stato l'attacco, è stato questi giocatori che facevano la differenza. È stato un bellissimo assist. Si è detto no a due in questi ultimi 15 giorni e nessuno lo ha saputo, non devo dirlo, lo dico per dire che il mio compromesso sì, è qua, è lavorare per dare il 100% qua. Compromesso per me in spagnolo è la mia responsabilità, è
dare il 100% qua. Grazie. Allora, sul contratto, magari sul nuovo, magari una cosetta, però volevo chiederle se, a proposito della partita, è d'accordo con quello che ha detto Allegri, cioè che il regolamento penalizza i Napoli e in questo caso anche la Juventus, il regolamento del Coppa, evidentemente, visto e considerato che c'è la situazione di infilati con Balì, con Mulano, che sono infilati, quindi rischiano, no, per la Supercoppa. Allora gli chiedo se è d'accordo con Allegri, e soprattutto per quanto riguarda la partita, se sta pensando anche a Britos come terzino sinistro. La prima cosa che devo dire è che noi non possiamo cambiare nulla, se si gioca adesso, si gioca adesso, ma tutte le squadre che giocano una partita in più, una finale o qualche partita in più, hanno un problema perché rischiano di più, non mi sembra normale, ma è così e noi lo affrontiamo due o tre settimane prima, sapevamo che era così e abbiamo lavorato con questa idea. Dopo, non so che può succedere, ma se non lo possiamo cambiare, non lo cambiamo, basta. Questo è parte della crescita di una squadra. Luis Aragonés, famoso allenatore spagnolo, diceva che la cattiveria non si compra nel quinto piano del supermercato del Corte Inglese, che è il famoso in Spagna. Non si compra là, tu non vai di là, tu devi andare al mercato dei giocatori e comprarla, e questi giocatori che hanno qualità, cattiveria, sono giocatori che sono un altro livello, guadagnano molto di più. Tu puoi trovare la cattiveria, ma ti mancherà tante volte la qualità. Tu puoi trovare la qualità, ma ti mancherà tante volte la cattiveria. Trovare le due cose è un altro livello e certamente noi possiamo avere qualche giocatore che ha questo, ma hai bisogno non di uno, due, hai bisogno di più per mantenere un livello alto. Tu puoi essere bionda, sicuro, no? Tu puoi farlo, tu puoi essere bionda. Sì, certo, vai al parrucchiero, ti fa, ma può essere 10 cm più alta, devi metterti il tacchetto, si dice, o come si dice, il tacco, e dice, va bene, posso farlo, ma si vede che sarà un po' sbilanciata. Noi possiamo migliorare i giocatori, ma questo ha bisogno di tempo, e è più facile se si vince. Quando una squadra va in difficoltà perché pareggia una partita che non deve pareggiare, o perde una partita che si poteva vincere, alla fine ti permette avere meno tempo per darle al giocatore la fiducia. È una questione di tempo. Che abbiamo fatto tante cose buone, è vero, ma manca la continuità. Perché? Perché manca l'esperienza, perché manca ancora questo carattere, questa personalità. E questo non si può cambiare urlando. Urlando corrono di più, ma se non capiscono che cosa devono fare, facciamo molta corsa, ma non si gioca a calcio al livello che vogliamo giocare. E ripeto, qualcuno può dire sì, ma la Sampdoria, il Genoa, sì sì, vediamo alla fine del campionato dove ogni squadra, e vediamo alla fine dove sono i giocatori, questi giocatori che imparano. Io dico per esempio Koulibaly, che è un grandissimo calciatore, ancora è un difensore centrale che arriva di un campionato diverso, che lo ha fatto così bene all'inizio, a Di Maro, che tutti, oh guarda che abbiamo, che pensavo, oh, è a posto. No, non è a posto, è ancora un calciatore giovane che deve crescere e fa degli errori come lo fanno gli altri calciatori giovani. È una questione di tempo. Insigne, che si ha criticato tantissimo durante tutto l'anno, si è infortunato e tutti siamo d'accordo quando aveva mostrato in campo una maturità, un livello più alto. Perché? Perché invece ascoltare tutti questi che le dicevano no, perché il modulo, no, perché lui deve fare la fase difensiva, lui ha continuato a lavorare. E che è successo? Che faceva la fase difensiva con la sua capacità, perché lui ha questa capacità, e anche la fase offensiva. Dava più asset o arrivava più vicino e la squadra vinceva. E lui diventava ogni settimana un calciatore più forte. Bisogna di tempo.